E eccoci qua per il secondo ETB di Evoluzione Paldea. Questa volta ho tirato fuori il bilancino perché voglio farmi fuori un artwork, quindi appunto se riesco a pesarle e ne trovo 4 che penso che siano leggere, me lo vado a mettere da una parte, invece quelle pesanti chiaramente le apro. Non è una cosa che faccio, diciamo, per farvi vedere come si fa a pesare e come sono i pesi, per farvi andare in edicola a rubare le carte belle, le bustine pesanti, ma è solo una cosa, diciamo, che faccio io per me stesso e volevo farvi vedere anche a voi, perché probabilmente ci sono altre persone come me che fanno questa cosa, che sono interessate a tirarsi fuori un artwork leggero, perché alla fine è da collezione, non ha importanza che sia pesante, almeno per me. Andiamo a vedere la promo. Bellissima, tenuta bene, ben centrata, abbastanza, dai, sì. Sì, dai, va bene. E andiamo col bilancino. Allora, coi pesi, dai video che ho visto, sembra che, diciamo appunto, leggere siano vuote e pesanti siano piene, con alcune eccezioni. Che pesanti, che in quella leggera ci sia una gold per dire magari. Comunque 22-20, penso leggera. Poi adesso vediamo, cioè ogni bilancino comunque penso che abbia la sua cosa. 22-24. 22-17, leggerissima. 22-19. Insieme a 17, ne mettiamo, facciamo insieme a 20. 22 e 29, questa è interessante da aprire in teoria. 22 e 24. 22 e 15, questa è super leggera, probabilmente la apro. 22 e 28, interessante da aprire. E 22 e 25. Mettiamola qua. Vediamo se mi viene fuori un artwork di quelle leggere. Allora, abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5, direi, dai. Quelle 5 me le tengo chiuse per l'artwork. Invece queste 4, leggermente più pesantine, me le vado ad aprire. Poi vabbè, o magari mi va pure male, sono tutte vuote lo stesso, però. Vediamo se con le più cicciotte mi va abbastanza bene. Quindi apro queste 4. Mi dà fastidio che ci siano gli artwork da 5. Perché la maggior parte dei pacchetti di solito sono da 4. Ogni tanto fanno sta roba che lo fanno da 5 e scombussola un po', diciamo. Però vabbè, non è un problema. Trick da 1, giustamente. Gotita, Meryl, Wingull, Pineco, Grusha, Nismagius, Bramblegast, Lokix, raro reverse. Sotto abbiamo l'anda della disgrazia reverse e sotto no, è una holo. Ok, quindi magari questi pesi sono proprio irrilevanti. Vabbè che diciamo pesanti pesanti ce n'erano solo due, quindi di queste 4 probabilmente solo in due bustine troverò qualcosa. Vediamo. Sandygast, Tarantula, Charchadet, Murkrow, Gotitelle, Arctibax, Romelio, Pawmot, raro reverse e Ischew. Bello Ischew. E sotto abbiamo una holo. Hydreigon, olografico, bellissimo Hydreigon. Bella questa, ben centrata. Quindi un pull. Questa era probabilmente una delle più pesanti. Quindi probabilmente una di queste sarà vuota e nell'altra qualcosina si troverà ancora, magari. Vediamo.
per voi, trick da 1. Andiamo. Litleo, Rockruff, Pavmi, Larvitar, Dendra, Palossand, Raichu, bellissimo Raichu. Sotto abbiamo Knuckle Stack, Reverse, Cetodle, Reverse e Velux, Veluzza, olografico. Ok, quindi mi viene da sperare che almeno in questo ci sia qualcos'altro. Poi sarebbe stato interessante aprire quello da 22,15, il più leggero che c'era, che magari c'aveva dentro una gold. Però, vabbè, dai, capiteranno altri video, non è un problema. Spacchetteremo ancora. Quello intanto me lo metto via e c'ho l'artwork fatto. Slowpoke, Flamigo, Tauros di Paldea, Skiplum. La prima reversa è Bramblin. Sotto abbiamo Pinkurkin e sotto abbiamo un Noivern EX. Bellissimo. Adoro i Pokémon Drago e questo Noivern è veramente figo. Ben tenuto, ottimo. Dai, comunque due pulci sono saltati fuori. Un artwork ce l'ho. C'ho anche una promo in più di Pikachu. Sono contento. Va bene così. Ci vediamo al prossimo spacchettamento. Ciao amici.